Bravi, 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 bravi. Bravissimi proprio. Bravissimi. Complimenti, congratulazioni. Bravi, bravi. Ma non posso far altro che applaudire. Quando ti sorprendono ogni giorno sempre di più, che cosa vuoi fare? Non puoi fare altro che applaudire, no? Complimenti, questa è l'ennesima farsa del calcio italiano. Oggi il collegio di garanzia del CONI ha accettato, ha accolto il ricorso dell'SSC Napoli Calcio in merito alla sconfitta a tavolino contro la Juventus, che gli ha inflitto anche il punto di penalizzazione che aveva deciso l'ordine della FIGC, no? Questo è per tutti quelli che dicono che la Juventus comanda, la Juventus ha in mano il palazzo, il sistema, l'universo, lo spazio, la famosa gestione dei cartellini, che le squadre contro di noi dovrebbero giocare sistematicamente in 10 tutte le partite, però logicamente sono a favore nostro, quindi la gestione dei cartellini pro Juve, l'Atalanta doveva giocare in 9 contro la Juventus, però vabbè, non voglio sfociare in altri discorsi. Complimenti, congratulazioni. Bravi, che cosa vi posso dire? Non è il rosicare, perché sinceramente a me non mi interessa. Io le partite le preferisco vincere sul campo, come sto facendo da 9 anni a questa parte. Però adesso si va a creare un precedente gravissimo, perché adesso chiunque in poi può non andare, non presentarsi, tanto poi sostanzialmente va a fare ricorso e gliela accolgono e poi la partita comunque si rigioca. Cioè adesso ogni squadra può fare quello che cazzo vuole, basta che ha solamente due infettati, può anche non presentarsi. Anche se gli danno lo 0-3 e la partita persa a tavolino, poi va a fare ricorso e te l'accettano comunque. L'ASL non ha assolutamente vietato la trasferta in Napoli e non aveva imposto nessuna quarantena obbligatoria, se non isolamento fiduciario da quando sono usciti i positivi. Loro lo hanno violato. È finito come sempre, ragazzi. È finita Tarallucci e Vin, come sempre. Tarallucci e Vino. Sempre, sempre, sempre. Sempre così, ragazzi, sempre. Ma purtroppo, ragazzi, in fondo lo sapevamo. In fondo lo sapevamo. Noi in tribunale non siamo forti, purtroppo. Come le altre squadre, ci sono altre squadre che in tribunali hanno vinto scudetti arrivando terzi. Ci sono squadre che in tribunale gli hanno accolto i ricorsi perché non si sono presentati ingiustamente, perché non gli andava. E noi purtroppo, ragazzi, in tribunale, mi duole ammetterlo, ma siamo dietro, ragazzi. In tribunale c'è da migliorare, c'è da accorciare questo gap con le squadre che si vedono assegnare i trofei arrivando terzi a 15 punti di scarto e a fare rigiocare le partite dopo che quel giorno al Napoli non gli andava di venire all'Allianz Stadium, visto che avevano annullato il volo il giorno prima, neanche il giorno stesso, il giorno prima avevano già annullato il volo. Complimenti. Adesso mi raccomando, a Napoli due trick e track, due bombe di Maradona, quattro pisciamunnel, tre qui là, come cazzo ci chiamano là, i Tretul, mi raccomando, festeggiate come si deve, perché questo è un evento importante. Voi queste cose potete festeggiare, logicamente. Per quanto riguarda altre cose, dovete stare sempre a guardare. Capite, ragazzi, perché poi certe volte, no, per quanto io possa odiare l'Inter, per quanto io possa odiare il Milan, sempre sportivamente e calcisticamente parlando, ma è normale che io preferisco giocarmi lo scudetto con queste squadre qui, anche se l'Inter la odio di più rispetto al Milan. Ma è normale che io preferisco giocarmi lo scudetto con l'Inter, preferisco giocarmi lo scudetto con il Milan e non con squadre provinciali tipo il Napoli, no? Poi logicamente, io come ho detto, ragazzi, preferisco sempre le vittorie in campo e spero che quando si giocherà Juventus-Napoli,
gliene diamo minimo tre. Minimo tre. Se c'è giustizia, se c'è giustizia, minimo tre ve ne dovremmo dare. Se c'è giustizia. E niente, ragazzi, va bene così, va bene così. Avrei voluto vedere in caso contrario cosa sarebbe successo, quante interrogazioni parlamentari si sarebbero scatenate, però va bene così, ragazzi, va bene così, va bene così. La Juventus comanda il palazzo, la Juventus comanda gli arbitri, la Juventus comanda come si devono gestire i cartellini, la Juventus comanda tutto, però poi sistematicamente ci sono squadre che vincono gli scudetti in tribunale e gli vengono accolti pure i ricorsi per far giocare la partita. Però la Juventus comanda, La Juventus comanda il palazzo, è un dato di fatto, e quindi questa cosa va accettata così. Va bene, ragazzi, che cosa dirvi? La farsa è compiuta. Io vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti, sempre fino alla fine forza Juventus, e ci rivediamo per il video post partita Juventus-Fiorentina. Ciao ragazzi, se la vi, camma fa? Quando non hai potere politico, questi sono i risultati poi.